Allora partiamo con la conferenza di questa sera, che grazie per essere presenti e l'occasione è secondo me importante per avere qui con noi questa sera uno dei maggiori sociologi italiani, il professor Marco Barbagli, che abbiamo invitato, pensato di invitare, qui si è occupato di tantissime cose nella sua vita di ricercatore, da temi completamente diversi da quelli di cui si occupa l'IBC, come per esempio il suicidio e altri grandi temi classici della sociologia, ma questa sera l'abbiamo invitato perché nel 2012 il professor Barbagli ha pubblicato una ricerca molto articolata, molto bella, per il Mulino, intitolata Dentro e fuori le mura, città e gruppi sociali dal 1400 ad oggi. E si trattava di una ricerca, a mio modo di vedere, unica nel suo genere, perché partiva dalla tradizione storica delle città italiane, e quindi c'è una grande ricostruzione di come erano cambiati i gruppi sociali nelle città italiane quando alla fine del 400 si struttura quella che è l'organizzazione urbana della nostra penisola. Ma poi la ricerca di carattere sociale sul campo era dedicata ad un'analisi molto ma molto puntuale della trasformazione dei centri storici, della popolazione e dell'organizzazione sociale di questi centri storici a partire dagli anni 70, quindi diciamo in una fase molto recente, e con un arco temporale che è quello del quarantennio, fondamentalmente fra gli anni 70 e gli anni 2000, anche questo che dava profondità alla ricerca. Quindi non si trattava soltanto di una ricerca sociale sul campo puntuale, ma si trattava già di una lettura di un processo sociale consumatosi nei nostri centri storici: lo spopolamento da parte degli autoctoni, l'arrivo di popolazioni che venivano da fuori del paese, il tema della gentrificazione dei centri che, come vedremo, sono oggi all'ordine del giorno della vita delle nostre città ancora, della vicenda dei nostri comuni. L'altro elemento importante è questo tema ci consente di approfondire una cosa che abbiamo già visto la settimana scorsa ci siamo con la proposta Cervellati di Lucia, l'idea di ricostituire il centro storico e in qualche modo di tutelarlo sotto l'aspetto del come bene collettivo, monumentale, patrimoniale, cercando di far tornare la popolazione, le popolazioni, le classi sociali che lo abitavano anticamente dentro le mura. Questa era un po' la visione di quella lettura. Noi qui ci troviamo invece di fronte a una lettura che, partendo dall'analisi sociale, ci spiega che cosa materialmente è avvenuto in questi contesti e cosa verosimilmente continuerà a avvenire, almeno per un po' forse, ma di questo appunto poi parleremo con Marco Barbagli più dettagliatamente. Quindi un'opportunità di mettere a fuoco un altro tassello della questione centri storici, quindi che interessa ovviamente l'IBC anche sotto il profilo del patrimonio, perché è ovvio che operazioni di conservazione e tutela vanno calate poi all'interno di spazi sociali, e chi abita questi spazi sociali indubbiamente influisce anche sulle politiche di conservazione, inevitabilmente. Non c'è solo lo Stato, molta della conservazione dei patrimoni la fanno i comuni interagiscono con i cittadini, come cambiano le comunità, quindi non è ininfluente anche sul versante patrimoniale, di cui peraltro il libro di Marzio non si occupa. Il professor Barbagli si occupa proprio della trasformazione sociale dei nostri centri storici, e non solo di uno, ma con una lettura veramente incredibile dal punto di vista dei dati, comparativa delle principali città italiane. Quindi una ricerca di enorme valore per tutti i ricercatori, ma per tutti coloro che si occupano di città oggi in Italia.
Questo quindi è un motivo di grande, diciamo, grande piacere da parte mia poterlo avere qui e discutere con noi, e naturalmente ringraziando di nuovo gli lascio subito la parola. Sì. Allora io ringrazio il Presidente per questa molto generosa presentazione, molto ottimistica, e vi parlerò appunto delle principali trasformazioni delle città italiane partendo da quelle che sono, come dire, le tesi diffuse nella letteratura scientifica internazionale, che in generale è fatta soprattutto di scritti in lingua inglese, ma che sono tesi ampiamente accettate anche da molti studiosi italiani. Queste tesi riguardano in sostanza le trasformazioni avvenute nelle città, gli studiosi parlano delle città in generale, dei paesi occidentali, quindi europei, Europa, Stati Uniti, Canada, e a partire dagli anni 70. Le tesi, dette in maniera molto sintetica e schematica, ma ci serve ricordarla, sono che i grandi processi di trasformazione che vanno sotto il nome di deindustrializzazione, terziarizzazione, globalizzazione, che hanno riguardato tutti in misura maggiore o minore tutti i paesi occidentali, hanno avuto delle conseguenze, hanno prodotto delle trasformazioni nelle città. Faccio una brevissima parentesi per dire che per alcuni studiosi queste trasformazioni sono avvenute soprattutto nelle città che vengono chiamate globali. Non mi soffermo tanto sulle città globali, ma semplicemente per ricordarvi che sono, secondo gli studiosi, 10-12 città, e tra le città italiane vengono considerate città globali soltanto Roma e Milano. Sono quelle, per dirla in breve, dove c'è una concentrazione dei centri di decisione, soprattutto economico. Chiudo la parentesi, quindi per alcuni studiosi queste trasformazioni sono avvenute solo nelle città globali, prevalentemente nelle città globali, per altri sono avvenute grosso modo in misura maggiore o minore in tutte le città. Queste trasformazioni sono schematizzabili in tre grandi trasformazioni. La prima è data da una forma di polarizzazione sociale. Cioè, questi studiosi sostengono che una caratteristica crescente di queste città è la presenza di due classi estreme contrapposte, che non sono più la classe operaia dell'industria e la borghesia, ma sono la borghesia, che al suo interno è cambiata, e dall'altro lato sono il proletariato dei servizi, quelli che gli americani hanno comunque chiamato i make jobs, e che avete presente, insomma, sono quelli che lavorano nei servizi e che hanno, come dire, svolgono lavori insicuri, con bassi salari. Quindi la prima grande trasformazione sarebbe questa. La seconda grande trasformazione legata anche a questa è la segregazione residenziale. Per segregazione si intende, come dire, varie cose, ora ci torniamo poi, ma diciamo si intende la separazione fisica di appartenenze a classi sociali diverse, che ha gradi naturalmente diverse nelle diverse città, ma secondo questi studiosi ci sarebbe stato di nuovo un aumento della segregazione residenziale. Il terzo cambiamento riguarda invece la gentrification. Vedremo subito come queste trasformazioni sono tra loro collegate. Allora, e questi studiosi hanno tutti in mente la situazione delle città prima dell'inizio degli anni 70, cioè prima dell'inizio del processo di deindustrializzazione. Allora, non c'è dubbio che un po' in tutte le città, con la rivoluzione industriale, si sia determinato
anche una polarizzazione tra due classi diverse, una molto piccola data dalla borghesia e una molto ampia dal punto di vista numerico data dalla classe operaria. Se volete poi, se abbiamo tempo, possiamo davvero chiederci se prima di allora, cioè, ma ora non c'entrerei, se prima della rivoluzione industriale ci fosse e in che misura una polarizzazione oppure, come sostengono alcuni, no. Tenete presente che naturalmente gli studiosi americani non sono interessati o non sono molto interessate alle città, come dire, d'antico regime, diciamo così, cioè alle città pre-industriali. Allora, sicuramente c'è stata una polarizzazione che ha avuto caratteristiche peculiari nelle città che hanno avuto un processo di industrializzazione, che naturalmente sono quelle del nord, sono Torino, Milano, Genova, in parte Bologna, in parte Firenze, e molto meno per niente o successivamente quelle invece del mezzogiorno. Ma, e veniamo alle trasformazioni che sono avvenute nell'ultimo mezzo secolo sostanzialmente, se uno analizza tutti i dati che noi abbiamo sull'Italia e sulle città, arriva alla conclusione che per quanto diversa sia la storia di queste città, io analizzo sempre le 11 principali città, vedrete poi i nomi vengono fuori, che sono quelle al di sopra di 300.000 abitanti, così definite. Stavo dicendo che per quanto diverse siano queste città, è difficile dire, cioè è innegabile che non c'è stato un processo di polarizzazione. Contrariamente anche a quello che pensano molti studiosi italiani che sinceramente non si sono occupati a fondo di questo problema. Quello che voglio dire è che come possiamo, vediamo se riesco, naturalmente vale la pena di partire da qui perché questo segna un grande mutamento. Come vedete è un grafico di lunghissimo periodo che serve proprio per dare l'idea di quanto grande sia stato il mutamento a partire dal 1960 e poi dal 1970, questo ci dice, ci dà appunto la percentuale degli italiani che vivevano in diversi momenti in queste 11 grandi città, che probabilmente nel 1300 non erano proprio grandi città, e quello che noi vediamo è che noi sappiamo che davvero ci sono due svolte, una che parte 171 di fortissimo aumento di questa percentuale che si avvicina quasi al 20%, perché quasi il 20% degli italiani nel 1971 vivevano nelle grandi città, e poi una rapidissima flessione, una fortissima diminuzione di questa percentuale. Questa trasformazione è anche una trasformazione nelle classi sociali. Questa è la percentuale della popolazione di questa, sia delle grandi città che guardate prima, sia del resto della popolazione italiana. La percentuale della popolazione è occupata, appartenente alla classe operaria dell'industria. Come vedete, quello che è soprattutto interessante è che il mutamento nelle grandi città, come succede in molti mutamenti, inizia molto prima, decenni prima che nel resto del paese, cioè dopo il picco, cioè la percentuale più alta di operai all'interno delle città si raggiunge nel 1931, mentre nel resto d'Italia avviene molti decenni dopo, ma dopo da allora c'è un crollo, cioè la classe operaia che aveva raggiunto quasi nelle grandi città, era già quasi un terzo degli occupati, stiamo parlando non degli operai, ma degli operai dell'industria, se noi ci mettessimo anche gli altri, la percentuale sarebbe molto maggiore. Da un terzo c'è un crollo radicale e secondo i dati del censimento del 2001, ormai è difficile che diminuisca ancora, perché era all'incirca il 5%.
quindi un crollo straordinario. La classe operaria dell'industria scompare, come tutti lo sappiamo, dalle grandi città e in generale diminuisce anche nel resto del paese. Naturalmente c'è una crescita, non vi faccio vedere altri dati per il momento, c'è una crescita della classe operaria dei servizi, ma non è tale, come dire, da compensare la diminuzione della classe operaria dell'industria. Quindi c'è una flessione complessivamente della classe operaria nelle grandi città, mentre è un fenomeno di cui non c'è stranamente una consapevolezza. Una delle caratteristiche straordinarie delle città italiane, non solo quelle italiane, ci sono alcuni studiosi che ci sono per esempio interessati di quello che è successo a Londra e altri di quello che è successo a Parigi, che sono pure città molto diverse dalle nostre, ciò nonostante hanno tutte queste città, tutte le 11 città italiane e molte altre città europee hanno in comune una caratteristica molto diversa da quella che pensano i teorici, diciamo così, della polarizzazione, cioè hanno una fortissima espansione della borghesia. Cioè la borghesia, che viene definita come imprenditori, dirigenti ed anche in misura crescente professionisti di vario tipo, la quota della borghesia raggiunge livelli molto alti. Io non ho visto dati recenti che sono difficili da tirare fuori dai dati censimenti, però credo che a Milano, dove questa percentuale è più alta, a Bologna, dove è pure molto alta, almeno un terzo degli appartenenti a una classe faccia parte della borghesia. Quindi quello che è importante sottolineare che secondo me il quadro che viene dato delle città italiane è un quadro che non corrisponde alla realtà. Ma mi soffermo meglio su questo punto, cioè è un quadro che riflette molto di più la situazione delle città americane o delle città, o di alcune città inglesi, che delle città italiane. Le città italiane sono luoghi dove, o per motivi di lavoro, o per motivi, come dire, di stile di vita, i ceti più alti, che sono un numero sempre crescente della popolazione anche italiana, cercano di andare ad abitare. Vedremo poi cosa succede invece per quella parte delle città che sono i centri storici. Ci sono molti altri dati, e me ne ricordo alcuni, che mostrano come l'idea della polarizzazione sia proprio fuori luogo, non ci dice cosa è successo. Tra quelli più significativi ne ricordo solo due. Questi che conoscete, ma non ne avete mai visti una serie storica, ci dicono qual è la percentuale delle famiglie che risiedono in una abitazione in proprietà. E già nel 2001 aveva in tutte le città superato il 60% e in alcune città aveva superato il 70%. Se noi guardiamo questa distribuzione per classe sociale, da quando abbiamo questi dati almeno 131 in poi, vediamo che le diseguaglianze tra classi sociali, naturalmente tra le classi sociali che vivono nella città, questo è un punto da sottolineare, sono fortemente diminuiti. Cioè, mentre prima la proprietà della casa era appannaggio soltanto degli appartenenti alle classi medio superiori, oggi le differenze sono tra classi nella proprietà. Naturalmente si tratta di case diverse, questo è inutile che ve lo ricordi, ma naturalmente la proprietà della casa è uno dei principali asset di patrimonio di cui non solo in Italia si dispone. Questa è la prima, cioè è un altro dato che ci dice che quindi non siamo di fronte a un aumento delle diseguaglianze, a una polarizzazione sociale, ma esattamente l'opposto. Naturalmente ci può dire anche che quelli che non raggiungono un determinato livello non riescono a stare nelle città, ma questo è il rovescio della medaglia. Ma ci dice, c'è un altro dato importante che è stato reso noto tempo fa da un economista della Banca d'Italia, che ha lavorato su dati della Banca d'Italia e anche su dati di altri paesi, e ci dice che
contrariamente a quello che si pensa, la povertà, e si pensa, tutti pensano, anche se non dicono così, ma è come dire una base del ragionamento, che ci siano delle grandi sacche di povertà che siano concentrate nella città. Quando si parla, si è parlato sempre a proposito dell'andamento delle elezioni negli ultimi mesi, del rapporto tra centro e periferia, si fa sempre riferimento a delle periferie dove esistono sacche di povertà. Naturalmente io non sto dicendo che non ci sono persone con bassi redditi o disoccupati nelle grandi città, dico solo che sto solo ricordando che secondo i dati di questo studioso che si chiama Andrea Brandolini e i confronti internazionali, ci sono alcuni paesi che sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e anche la Danimarca, dove in effetti la percentuale di poveri è più alta nelle città che fuori delle città, ma in Italia è esattamente l'opposto. Cioè in Italia la percentuale dei poveri è misurata bene, ma anche in Italia con le indagini anche l'Istat, con le indagini periodiche che fa ora lunghe o relativamente lunghe serie storiche, che mostrano che naturalmente ci sono grandi differenze, e ci ritroveremo tra le città dell'Italia settentrionale, anche da questo punto di vista di Napoli, Palermo, Bari, le città dell'Italia meridionale, ma che complessivamente i poveri vivono più fuori che dentro le città. Quindi, per finire sul primo punto, non c'è stata una tendenza alla polarizzazione nelle città italiane, c'è stata sicuramente in alcune città americane, ma non nelle città italiane. E c'è stata casomai una tendenza opposta, quella che, come dire, la tendenza che a me, prima di guardare i dati, prima di fare la ricerca, cioè mentre facevo la ricerca, ha colpito maggiormente, perché era contro le mie aspettative, contro le aspettative generali, è che le città sono sempre più il luogo dove vivono, diciamo, i ricchi, cioè le famiglie più agiate, dove le famiglie più agiate desiderano vivere o devono vivere per i lavori che fanno. Il secondo punto riguarda la segregazione. Non c'è dubbio che da questo punto di vista l'industrializzazione abbia provocato un aumento della segregazione, nel senso che noi sappiamo, ci sono molti studi in proposito, che nelle città che sono state maggiormente investite, vi ho già ricordato, vi sente conoscete, dei processi di industrializzazione data alla fine dell'Ottocento e poi nella fase, come dire, maggiore, quella che inizia dopo la Seconda Guerra Mondiale, in queste città gli operai vivevano con un buon indice di concentrazione in zone con una relativamente alta segregazione. Aggiungo, perché questa è una grande differenza e che ci interessa anche per l'altro aspetto che affronterò subito, quella della gentrification, aggiungo che c'è una caratteristica specifica dell'Italia che è collegata a un mutamento avvenuto in Francia, che ha provocato nella seconda metà dell'Ottocento e poi anche nei primi decenni, ha continuato a lungo anche nel Novecento, ha favorito la segregazione, cioè ha favorito la concentrazione di persone appartenenti agli strati svantaggiati in alcune zone del territorio. Questa grande trasformazione va sotto il nome di sventramenti, non abbiamo tempo di occuparci, ma vi ricordo perché, come dire, non è avvenuto così in Gran Bretagna, non è avvenuto così negli Stati Uniti, ma in Italia, seguendo il modello del barone Haussmann in Francia, a Parigi, e per vari altri motivi che sarebbe troppo lungo ricordare, ma anche per motivi, si pensava, e questo aveva anche delle basi serie, per motivi di igiene, di benessere pubblico, ci sono state profonde trasformazioni.
trasformazione, abbattimenti di interi quartieri, creazione di nuove strade, di nuovi edifici e le città italiane, a partire da Milano subito dopo l'unità d'Italia, subito dopo il 1860, e poi via via anche Bologna naturalmente, le varie altre città italiane, con ultima Napoli e Palermo invece non era riuscita a partecipare a questa trasformazione, ma ci sono dei processi che portano sicuramente a una crescita della segregazione, perché le famiglie appartenenti a strati più bassi della popolazione sono cacciati letteralmente dai centri storici. Tenete presente un processo di questo tipo che avviene attraverso l'intervento dello Stato, attraverso l'uso della forza pubblica, cioè attraverso quindi l'uso della polizia, dei carabinieri, ma prendono la gente, naturalmente ci sono dei libri, ci sono fogli di carta, eccetera, e li cacciano di casa o li spostano, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna non sono avvenuti. Quello che voglio dire è che, come vedremo se abbiamo tempo, le trasformazioni che ci sono state sono soprattutto state regolate, come dire, dalle forze di mercato, non dall'intervento dello Stato. Come vi ho detto, e come peraltro sapete, il nostro modello era allora la Francia e quello che avveniva a Parigi. Allora, misurare il grado di segregazione, cioè misurare in maniera seria e fare confronti su quelle variazioni nel tempo, è molto difficile. Io non posso entrare in questioni di carattere metodologico, ma vi dico semplicemente che siamo riusciti a farlo soltanto, e non c'è verso di farlo, nel periodo precedente, per il 1971. Allora, quello che colpisce, spero che voi vediate qualcosa, queste barre indicano il livello, cioè si chiama indice complessivo di dissimilarità residenziale, vuol dire il grado, considerando le cinque principali classi in cui appartiene la popolazione, quindi i dati sono confrontabili, sono dati che derivano dai censimenti della popolazione condotti dall'Istat, ci dicono curiosamente che cosa c'è di strano? Naturalmente la lunghezza della barra corrisponde al grado di segregazione. Ci dicono, nonostante che siamo nel 1971, il processo di industrializzazione è al termine e si sta per invertire la tendenza, ma la cosa curiosa, tenuto conto di tutto quello che vi ho detto e che ha una base effettiva, anche se non abbiamo questi dati, cioè che l'industrializzazione provoca segregazione in tutti i paesi l'ha provocata, invece ci dice curiosamente che le città nelle quali il livello di segregazione è maggiore sono quelle in cui il livello di industrializzazione è stato minore, cioè sono Palermo, dove è appena arrivata l'industrializzazione, sono Roma, dove c'è stata solo una forte crescita dell'edilizia, ma non di altre, sono Napoli, Bari e Catania, pensate un po', mentre all'estremo opposto le città nelle quali il livello di segregazione 1971 è più basso sono Firenze e Bologna. Allora, ora, se io potessi, quanti minuti ho questo? Quanti minuti? No. Se io potessi mi fermerei e vi farei, vorrei sentire da voi come lo spiegate. E lo facciamo dopo. Finisco questo discorso e poi facciamo un punto. Allora, quello comunque che ci riguarda sono i cambiamenti che avvengono dal 1971 in poi. E allora, questi cambiamenti sono curiosamente opposti a quelli che sono avvenuti negli Stati Uniti. Cioè, il livello di segregazione nelle città italiane è costantemente diminuito. Qui ci sono tutte, si potrebbero vedere ad una, ma per risparmiare tempo le vediamo tutte, la curva è la stessa, permangono le differenze iniziali, vuol dire 1971, tra
tra le città del mezzogiorno e le città del centro-nord, ma ovunque la segregazione diminuisce. Quindi, anche da questo punto di vista, la tesi sulle trasformazioni dovute alla deindustrializzazione, alla globalizzazione, alla terzializzazione, quelle più diffuse, non ci servono per capire cosa è successo in Italia. Finisco questo punto dicendo in fretta che per nostra fortuna il grado di segregazione degli immigrati, questi abbiamo dati fino al 2011, ma la situazione di allora, per quello che io so, non è cambiata. È illeggibile questo grafico, naturalmente dovreste guardare soprattutto la parte a destra che ci dice gli immigrati nei paesi a basso reddito, e il punto ci dice qual era il grado di segregazione delle diverse città italiane nel 2001 e poi cosa è successo, se è successo qualcosa, nel 2011. Quello che noi vediamo è che lo vedremo soprattutto se confrontato con quello che è avvenuto in altre città europee che hanno naturalmente una storia molto più lunga di immigrazione, che c'è un basso livello di segregazione e un livello di segregazione che almeno nel primo decennio del nuovo secolo è addirittura diminuito. Ciò non toglie che, come potete immaginare, esistano differenze rilevanti tra i vari paesi, qui ce ne sono alcuni, Bangladesh, Cina, Egitto, Marocco e in fondo Romania, che il cui livello di segregazione varia secondo le principali città, ma ci sono proprio delle differenze che hanno a che fare con questi, queste forme di segregazione, però non hanno niente a che fare con i diritti, cioè non nascono, come dire, dagli sforzi fatti dalla popolazione autoctona per tenere lontano i nuovi arrivati, ma hanno caratteristiche invece di enclave, cioè nascono dal desiderio degli appartenenti a questi gruppi che va, sapete, per la Cina e Bangladesh, come si vede, secondo me è maggiore, di rimanere vicini per ottimi motivi, cioè nel senso che per motivi di solidarietà in questo caso. Allora, io mi fermo qui, poi posso continuare, ma mi fermo qui per sentire se ci sono domande e per magari fare io domande a voi. Grazie. Bene, direi che la relazione di Marzio Barbagli, che naturalmente continuerà, è molto interessante perché contribuisce a chiarire che la sua è una lettura contro il luogo comune, è una ricerca di tipo sociale che produce inaspettatamente, rispetto a quello che è il senso comune, dei risultati che apparentemente sono controintuitivi. Il fatto che le segregazioni territoriali, le segregazioni nello spazio urbano tendono a diminuire e non ad aumentare, il fatto che l'elemento relativo alla classe operaia è un elemento già declinante addirittura nelle grandi città dal dopoguerra, e negli altri comuni avviene dal 70 in poi. Quindi diciamo che provate a immaginare tutte le retoriche della politica, no? Costruite intorno a questo, che si confrontano con dei dati che vanno da un'altra parte, no? Che vanno da un'altra parte. E quindi, naturalmente, io volevo però dire, con tutto ciò, questo significa che questo è il comportamento, tendo a precisarlo, dei comuni maggiori del paese. I comuni di un'altra dimensione, che per esempio potrebbero essere delle cinture delle grandi città, perché non dobbiamo dimenticare che c'è il dato che presenta il professor Barbagli, naturalmente tiene conto dei comuni e non delle conurbazioni. Quindi è chiaro che l'area milanese o l'area napoletana
possono crescere numericamente e decrescere viceversa il numero di abitanti del comune principale. Questo ci sembra che sia avvenuto, no? E che continui a avvenire, per cui sostanzialmente nel comune principale noi ci troviamo di fronte a una presenza di ceti sociali, diciamo tendenzialmente borghesi, cioè medio alti, alta, che non significa che nella conurbazione poi soprattutto non si concentrino quei lavoratori del terziario sottoccupati o anche quelli dell'industria che una volta in parte risiedevano nella zona periurbana. Ora, sì, no, certo, io non sto sostenendo che abbiamo abolito la povertà, secondo un signore che conoscete, no, sto dicendo, sto parlando delle città, e le città, soprattutto se voi analizzate i cambiamenti nel tempo, possono essere definite sempre nello stesso modo, cioè come comune, che chiama un'unità il comune, cioè il comune ha un'unità per vari motivi, quindi non è una scelta arbitraria, poi c'è il resto. Però alcuni confronti sono possibili e già vedrete, se abbiamo tempo, che guardando anche le città dentro si capisce che poi cosa succede nei centri storici, cosa succede nelle varie parti delle città, come si muovono le classi sociali all'interno, ci permette di capire forse qualcosa, ma il fatto che sfugge che le città in Italia non è così dovunque, non è sempre stato così negli altri paesi, soprattutto negli altri paesi, e la Gran Bretagna, sono un luogo dove le classi agiate desiderano vivere, in genere ce la fanno. Quindi sono, diciamo così, le città sono un luogo per privilegiati, che è una definizione diversa, cioè degli attrattori, dei magneti. Sono degli attrattori, parte dipende dai motivi, come dire, di mercato del lavoro, non sto a ricordarli perché ci sono più professionisti, sono i professori universitari, ci sono i medici, ci sono i centri di ospedali, cioè sono i centri di molte cose, quindi nel caso dei professionisti, però ci volevo dire, vediamo se facciamo... Se c'è qualcuno che ha qualche domanda da porre prima di andare avanti, credo che il professor Guardagni la gradirebbe. Sì, vorrebbe dire che avete seguito. Scusi professore. Conosco questo. Per valutare la segregazione, ha utilizzato un indicatore di residenza o un insieme di indicatori? No, per domanda giusta non ne ho parlato, è possibile parlare. Per misurare la segregazione abbiamo lavorato sulle unità di censimento, che sono delle unità piccole, basandoci sui dati dei censimenti e in particolare sui dati riguardanti l'appartenenza alle diverse classi sociali, cioè sia inglese sia, cioè seguendo lo schema di censimento della popolazione, che permettono di stabilire meglio che ogni altro dato le classi sociali di appartenenza della popolazione. Naturalmente ci sono persone che sono fuori dal mercato del lavoro e non sono classificabili, ma abbiamo guardato anche il livello di istruzione e i risultati sono gli stessi, non vi faccio vedere per non perdere tempo, ma quindi non c'è dubbio che le cose stanno così. Questo è il modo migliore, cioè quello di lavorare in modo più complicato, ma migliore e più affidabile dal punto di vista statistico per vedere le variazioni della segregazione, perché riguarda appunto queste piccole, cioè relativamente piccole unità che sono le sezioni di censimento. Per avere un'idea quante sono in una città come... C'è scritto qui, ma io non me lo ricordo, sì. Ma c'è scritto, variano secondo le città, poi te lo dico, lo leggiamo e sinceramente non me lo ricordo. Sono... Non c'è nessuna... Sì, prima di sentire la seconda parte, quindi di capire cosa avviene poi dentro le città, perché la città come Roma, Milano, Torino sono città molto grandi, quindi capire anche cosa accade dentro, rimanere a questo livello così alto, se lei si è fatto un'idea dei motivi,
questo mi ricollego anche a quello che si diceva la scorsa settimana, per cui la scorsa settimana il fatto che alcune dinamiche, non si parlava di queste dinamiche, si parlava di altre dinamiche, però le dinamiche sociali sono colpa della politica, degli speculatori, cioè c'è sempre la colpa di qualcuno. E l'idea era quella che se noi facciamo delle città più belle, più conservate, in cui i valori storici sono preservati, magicamente si incide anche sui fenomeni sociali e quindi le persone tornano a vivere nei centri storici. Ripeto, si parlava di dinamiche diverse da quelle che le sta mettendo. Allora quindi la domanda è se si è fatto un'idea dei motivi per cui è accaduto questo in Italia e se tra questi motivi c'è la forma della città italiana. Dunque, ho tirato fuori due tabelle, la prima è questa per rispondere alla sua domanda, poi casomai ci ritorniamo. Questa riguarda la popolazione residente e naturalmente i valori sono in migliaia di abitanti, residente in centri storici di queste 11 città italiane dal 1931 al 2001. Posso dirvi che dal 2001 in poi non è cambiato quasi niente. Allora, come potete vedere anche, naturalmente voi lo sapete, questi centri storici che talvolta in qualche caso sono difficili da definire, ci siamo in grosso modo riusciti con l'aiuto anche degli uffici, perché è stato difficile particolarmente definire il centro storico di Firenze, ma ci siamo riusciti grazie all'aiuto degli esperti dell'ufficio di statistica del comune di Firenze. I centri storici, stavo dicendo, sapete, hanno in Italia dimensioni molto diverse, ma quello che colpisce è che non la chiamano la fuga, perché non è una fuga, ma la diminuzione degli abitanti in valore assoluto dai centri storici inizia addirittura, è un fenomeno di antichissima origine, nel senso che inizia addirittura negli anni 30, cioè dal 1930 al 1950. C'è già, vedete, Bologna, ad esempio, è una diminuzione fortissima, si passa. Non c'erano dati per il 1937, l'anno in cui c'è stato un censimento, ma ci avrebbe aiutato poco. Quindi, partendo dal 31 al 51, Bologna perde, da 188 perde 70.000 abitanti. Quindi, se noi, e lo stesso avviene, vedete, Milano, no, qui. Se noi prendiamo ora nella tabella successiva, qui non ci sono più gli anni, ma ve li ricordate forse, perché sono tabelle che stanno insieme, la percentuale delle persone che vivono nei centri storici, a Bologna si passa dal 77% nel 1931 al 14%. Quindi immagino che il modello a cui si riferivano le persone, i miei colleghi del dibattito della scorsa settimana, forse quello del 1931, però credo che sia difficile e forse non è nemmeno augurabile tornare al 1931. Però quello che sto dicendo, poi ci torniamo se abbiamo tempo, è che siamo di fronte ad un processo di lunghissimo periodo che è dovuto a molti fattori e che diversi, questo è un fatto importante, diversi da quelli che ci sono stati in azione nelle grandi città che sono quelle su cui più frequentemente gli studiosi basano le loro teorie, che sono le città inglesi e le città americane. Che cosa voglio dire? Un fatto trascurato, ritorno ad uno schema che usano molto i sociologi. I sociologi, non solo i sociologi, usano molto questo schema che generalizzano e che riguarda Chicago negli anni 30. Chicago era in corso una forte industrializzazione. Quello che non ve la faccio breve, se no ci perdiamo sempre tempo a guardare ogni singola cerchio, ma quello che mostra questo grafico
dell'industrializzazione, gli operai e gli strati svantaggiati vanno a finire nel centro di Chicago, le classi più alte se ne vanno, cioè se ne vanno perché non ne vogliono sapere, no, cioè sono. Ma il punto fondamentale è che le fabbriche vengono costruite in centro. Questo non vale solo a Chicago, vale anche per molte città britanniche. Non è stato così in Italia. Questo fa un'enorme differenza, ma qui vicino c'è uno storico che sa meglio di me che a Torino, a Milano, a Genova, le fabbriche per motivi di convenienza, cioè perché non potevano essere fatte nel centro, erano città medievali, dove tra l'altro sarebbe costato, non c'erano, come dire, gli spazi per creare grandi edifici di fabbriche, i costi sarebbero stati maggiori, quindi andate tutti fuori. Cioè questa è una straordinaria differenza che spiega molte differenze, come dire, nel comportamento delle classi, in particolare della borghesia italiana rispetto alla borghesia di Chicago e anche alla borghesia di Liverpool e anche alla borghesia inglese di Londra. Cioè da noi, come dire, lo vedremo ora meglio parlando della gentrification, ma ho già parlato troppo, da noi non c'è stata una fuga della borghesia dalle città a causa dell'industrializzazione. Da un lato perché i centri storici avevano per la borghesia e per la popolazione un significato simbolico diverso che a Chicago, per buoni motivi, non c'era Chicago il centro storico, cioè era tutta un'altra roba rispetto ai centri storici italiani nati alcuni secoli prima e teorizzati come centri, come dire, del potere, della sacralità, dove doveva stare chi comandava, dove dovevano stare i sacerdoti, dove dovevano stare gli aristocratici. Questo è uno dei motivi, ma un motivo ancora più profondo ha a che fare con il fatto che da noi l'industrializzazione avviene proprio perché erano città medievali fuori dal centro, cioè fuori dalle città, e questo non provoca un'uscita. La cosa curiosa, per me curiosa quando ci ho riflettuto, è che l'uscita dai centri storici della borghesia, ma prima che della borghesia e dell'aristocrazia, avviene in Italia nelle città dove non c'è stata industrializzazione, cioè avviene per motivi del tutto diversi a Palermo e a Napoli. Quindi non avviene anche la borghesia se ne lascia un po' a Genova, ma non perché ci sono state le fabbriche che sono state create nel centro, per altri motivi che ora non possiamo ricordare. Quindi io credo che ho superato il limite di tempo. No, vorrei dire la seconda parte. No, la seconda, l'ultima parte. Allora, tutto questo ci porta alla faccenda. Quindi ho tentato di dare una risposta in breve alla dottoressa. È un processo irreversibile, cioè che nasce da molti fattori dei quali siamo in parte consapevoli, perché basta che noi ci, cioè io sono vecchio, quindi ho più in mente di voi qual era la situazione 50 anni fa, 60 anni fa. Ho visto cambiare, io abito sempre, da quando abito a Bologna abito nel centro storico, ho visto come è cambiato il centro storico, io abito vicino alla piazza, ho visto come è cambiato in via d'Azeglio, ho visto le cose come sono cambiate nel corso del tempo, so perché ci sono profondi motivi, assolutamente non ci sono incentivi che tengano, cioè non è che si può invertire questa tendenza, cioè è una tendenza davvero irreversibile che nasce da fattori economici, da altri fattori culturali, dall'importanza anche che ha agli occhi degli italiani che hanno avuto storicamente centri storici. Veniamo alla gentrification, ultima parte. Dunque, per gentrification che cosa si intende? Il termine gentrification, almeno questo vale la pena di ricordare, è stato introdotto da una sociologa tedesca marxista che insegnava a Londra, la quale, dopo aver osservato la situazione di Londra, ha scritto molto, ma questo è, non si vede, sì, si vede, ha scritto questo pezzettino che è diventato classico e in cui dà un'idea, come dire, pratica della gentrification
Damiani e Giorgio Giulio. Ad uno, molti dei quartieri operai di Londra sono stati invasi dalla classe media. Piccole, modeste case, due stanze al primo piano, due al piano terra, sono state rimesse a posto alla scadenza del contratto di affitto e sono diventate residenze eleganti e costose. Case vittoriane per più grandi, declassate nel periodo precedente, divise da appartamenti o istanze mobiliari, sono state riportate a livello di un tempo. Quando questo processo di gentrification inizia in un distretto, esso va avanti rapidamente finché tutti o la gran maggior parte degli operai che occupano un'abitazione sono spostati fuori e la natura sociale del quartiere muta. Quindi, in che cosa consiste? Consiste nel fatto che lei parla di Londra. A Londra la borghesia, che a differenza di quello che è avvenuto a Milano, aveva, o a Bologna, aveva abbandonato il centro storico, tutta un tratto riscopre il centro storico. Perché lo riscopre? Gli studiosi hanno detto, e ci hanno ragione, lo riscopre innanzitutto per valori, per come dire, perché corrisponde di più al proprio stile di vita. Quindi in generale è una frazione particolare della borghesia, è la borghesia colta, la borghesia fatta dai professionisti. Spesso questo processo inizia dagli architetti, dagli studenti di architettura, questo è avvenuto anche in Italia, anche a Genova, anche in altre parti. Comunque, da persone che raccontano a se stesse e agli altri che sono alla ricerca dell'autenticità, lo sono nelle abitazioni, così come lo sono nel cibo, è uno strato di persone che conoscete, probabilmente alcuni di voi e alcuni di noi ne fanno parte, ma precedono anche alcuni. Questi che sono fuori dal centro riscoprono il centro e poi naturalmente ci sono fattori economici, cioè ci sono le persone che comprano dei impiegatori, come dire, ci sono, quindi c'è la possibilità di guadagnarci, no? Quindi, ma quello che avviene è che non con la forza, a differenza di quanto è avvenuto in Italia prima, ma per le forze di mercato, gli strati svantaggiati lasciano queste abitazioni, vanno a finire in periferia, diciamo così, e i ceti più avvantaggiati a poco conquistano le case. Questa è la gentrification, detta praticamente. Quindi è sicuramente un processo, come dire, è un processo che determina vantaggi i ceti sociali. Se vive nei centri storici, se vive in belle case, è un vantaggio, come è un vantaggio, e svantaggi per altri. Ricordo che quando questo processo è iniziato a Bologna, ossia avuto sentore che stava iniziando a Bologna, il nostro concittadino, la settimana scorsa, Pierluigi Cervellati, che è assessore all'urbanistica al comune di Bologna, ha fatto un coraggioso tentativo per bloccare questo processo, ha perso naturalmente. Da quello che ricordo, io ho ricostruito questo processo intervistando più volte a Cervellati e anche dei documenti. È l'unico tentativo che è stato fatto, cioè ha fatto un tentativo per andare contro trasformazioni che stavano iniziando anche in Italia. La cosa che ha colpito sempre e continua a colpire molto gli studiosi è che il termine gentrification, che non è mai stato tradotto, ormai viene usato così, non è mai entrato, come dire, e pochissimi sono gli studi sulla gentrification in Italia, non è mai entrato né in Italia né in Francia. E uno dei motivi profondi per cui non è mai entrato è che in Italia e Francia la gentrification, una parte grande della gentrification, era già avvenuta, e come vi ho accennato prima, benché in fretta, era avvenuta non per il mercato ma per lo Stato. Era, ahimè, avvenuta, giustificata per tanti motivi, dall'intervento dello Stato che aveva espulso, cioè che aveva rifatto le città, o parti rilevanti, pezzi grossi della città, aveva espulso una parte degli abitanti degli strati più bassi e aveva favorito naturalmente, a proposito dei centri storici, aveva favorito naturalmente le persone dei centri più alti, aveva favorito le banche,
grandi organizzazioni, cioè nel senso che... Allora, quindi siamo di fronte a processi diversi che in parte ci aiutano, però cerco di arrivare entro 3 secondi alla conclusione. Qui siamo a, vediamo se, se siamo a Milano, bravissimo. Allora, questi sono 3 anni, speriamo che voi ci vediate, ci vedo malissimo, 1981-1992-2001, i due colori, le varie sfumature di colori ci dicono, quelli in rosso che c'è una sovra rappresentazione della borghesia in queste zone, quelle in azzurro che c'è una sotto rappresentazione, cioè meno della media, più della media. Quanto più è rosso è molto più della media. E per farla breve, quello che noi, la cosa interessante che ci dà un'idea, che noi vediamo e ci dà un'idea anche della gentrification che vediamo a Milano, è che la borghesia è concentrata, non solo è concentrata dentro le mura, cioè nel centro storico, ma va, quando esce, va proprio intorno alle, come dire, va proprio nelle zone più vicine al centro storico. È lì che la borghesia milanese inizia la gentrification, ma non c'è più spazio, perché è tanta la borghesia milanese, cioè quindi non c'è più spazio anche perché il centro storico viene invaso da altri, io dico le banche, ma c'è l'università, c'è, ci sono, c'è, ci sono, come dire, le organizzazioni politiche, e vedi questo passo. Qui invece siamo a Bologna. Allora, qui vedete che di nuovo nel centro storico, qui abbiamo anche il 1971, la borghesia è sovrarappresentata nel centro storico, ma non solo, e vediamo anche che la borghesia, come tra tutti voi sapete, una parte della borghesia è rappresentata in una, è sovrarappresentata in una zona che ben conoscete, no? Tutti sanno. Tenete presente però che questa trasformazione originariamente è stata nel lontano passato, dove lontano passato vuol dire nel corso del 1900, favorita, non ho tempo per fermarmi su questo, è stata favorita anche come da decisioni prese dall'amministrazione pubblica, quindi che vedeva una zona possibile di espansione dei centri più alti che uscivano dal centro storico. Non vi faccio vedere tutte le città, questa è Firenze, quello che mi interessa farvi vedere però sono le città, questa è Genova che si vede malissimo, il centro storico, dunque, spero che io non ve l'ho detto, che voi vi sia chiaro che il centro storico qui si vede malissimo perché in quelle precedenti era proprio un centro chiaro circondato da una linea. Qui, come vedete, è in basso, ma Genova è l'unica città del nord in cui una parte, non per l'industrializzazione, una parte della borghesia a un certo punto lascia il centro storico, difatti va per un certo periodo di tempo, mi ricordo per averlo visitato quando avevo 8 anni, va in Santa Malaura e che poi lentamente ora è oggetto appunto di gentrification, cioè gli studenti di architettura lì sono quelli che hanno iniziato. E la borghesia va in Albano. Sì, allora, ora vi volevo far vedere le cose più interessanti, è Napoli. Se qui vedete Napoli, dal 1971 la borghesia non c'è più nel centro storico. La borghesia, anzi, l'aristocrazia inizia a uscire dal centro storico alla fine del Settecento. E ora lentamente, molto lentamente da quello che ne so, una parte è all'origine del processo di gentrification, che sapete che un centro storico di Napoli, che è un centro storico relativamente grande, ci sono anche palazzi bellissimi, sono quelli dove. Spero che voi riusciate a vederlo, io do per scontato che si veda, è quell'Affarino, è quella, il centro è quel, il centro storico è quello, si vede, secondo me. Per finire, qui abbiamo un'altra città molto interessante che è Palermo, spero che si veda il centro storico e anche qui non abbiamo dati sul 1971, ma dal 1981 la borghesia
nel centro storico non c'è proprio, cioè la borghesia va, come sapete, va verso Mondello a nord e costruisce, cioè c'è un'espansione, no, di Liberty dall'inizio del Novecento, cioè, fanno cose straordinarie, poi hanno fatto una brutta fine, tanto che so, però la borghesia c'è. Quindi la cosa curiosa che dicevo prima è che le uniche città italiane nelle quali i ceti più alti escono, e ora stanno direttamente ritornando nel centro storico, sono, a differenza di quello che è avvenuto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, proprio quelle dove il processo di industrializzazione o non è arrivato o è stato molto, diciamo così, molto moderato. Quindi tutto questo per dirvi, naturalmente potremmo discutere per ore di questo, tutto questo per dirvi che i fattori da prendere in considerazione sono diversi e sono anche di lunga, come dire, a volte le cause sono cause molto lontane nel tempo, lo dico avendo vicino a me uno storico che apprezza queste considerazioni, ma in particolare in queste grandi differenze tra Palermo e Napoli. Voi sapete che Palermo durante il Medioevo e Napoli a lungo è stata una delle città più popolate d'Europa, hanno avuto questa storia in termini di composizione e di mutamenti delle classi sociali così diversa da Bologna, Milano, Torino, Firenze. Questa storia è una lunga storia, nel senso che noi sappiamo che il processo di inurbamento delle aristocrazie è avvenuto in maniera molto diversa nel nord e nel sud. Cioè, quello che voglio dire è che c'è una distinzione purtroppo presa poco sul serio, avanzata da un signore che si chiamava Max Weber, tra due tipi diversi di città, che erano le città dei produttori e le città dei consumatori. Bene, Weber, che non si è occupato delle città, si è occupato delle città del periodo classico, Weber, se avesse analizzato le città italiane, avrebbe detto che le città del nord erano città dei produttori, le città del sud erano città dei consumatori. Cosa vuol dire? Che le città del nord erano fatte da ceti produttivi, aristocratici ma produttivi, che lavoravano, che non vivevano in campagna, che vivevano in città, che avevano un'attività economica, c'era anche Venezia naturalmente. Nel sud invece i ceti alti vivevano soprattutto in campagna, cioè l'inurbamento dei ceti alti nel sud è stato molto più, è stato più tardivo di secoli rispetto a quello del nord. Così come sono entrati, cioè molti nobili avevano una doppia residenza, a Napoli o a Palermo e nel feudo in Campania. E così come sono arrivati più tardi, sono usciti prima e ora solo stanno lentamente rientrando. Grazie, penso di aver parlato troppo. Ringraziamo per questa lettura veramente originale e devo dire che il libro è ricchissimo di tantissime altre cose, naturalmente, una delle quali che non abbiamo toccato oggi è quello dell'immigrazione, per esempio, che è un processo anche lì di presenza, di costituzione nei centri storici che ha cambiato il volto dei nostri centri storici. Mi era venuto in mente, guardando le cartine, ma soprattutto i dati, una domanda, un'osservazione sulla questione dei fattori di permanenza delle classi sociali all'interno dei quartieri. Cioè, noi abbiamo visto che tendenzialmente c'è una certa stabilità nelle vocazioni dei quartieri, poi magari ci sono delle sovrarrappresentazioni che si attenuano, ma vere e proprie clamorose trasformazioni, diciamo che sono situazioni di lungo, davvero di lungo periodo. Allora vi chiedo se
Uno dei fattori di stabilità può essere collegato al possesso della dotazione, cioè, visto e considerato che veniamo dal 1931, dove l'abitazione era per un ceto, diciamo pure un ceto agiato, quindi abbiamo visto delle percentuali del 17-20%, poi arriviamo al 60-70%. Il possesso della casa chiaramente è un elemento di forte stabilità anche all'interno dello spazio urbano, cioè prima di cambiare residenza una persona, una famiglia che ha la casa ci pensa, cioè ci sono delle strategie di adattamento per cui quello è l'ultima chance quando proprio non ne può fare a meno. Ecco, mi chiedo quanto questo oggi interagisca su queste geografie urbane, per cui ci troviamo di fronte a quartieri nei quali abbiamo popolazioni tendenzialmente invecchiate che sembrano la fotografia di classi sociali in piena forma 30-40 anni fa, di cui ormai rimane solo l'esoscheletro, e come questo aspetto possa essere diciamo letto dal punto di vista o intercettato come lettura sociale. Sì, no, questo che dice il Peter è molto giusto, e dunque, sono bene varie cose tra quelle che lui ha detto. Primo, che comunque ha i mutamenti anche nei periodi di forte trasformazione economica all'interno delle città, per vari motivi sono solo mutamenti, come dire, lenti, non quelli che ci raccontano i giornali, sono assolutamente sempre mutamenti sociali, sono molto più lenti di quelli che ci raccontano, che noi pensiamo che siano veri perché leggiamo i giornali, leggiamo la televisione, loro hanno bisogno di far vedere che c'è un mutamento al giorno, perché deve fare notizia, no? Cioè, quindi l'altra cosa è che questi mutamenti in generale nelle città, ma non solo nelle città, in Italia sono stati sicuramente, per i motivi che ricordava Roberto, più lenti, perché noi sappiamo, oggi io non vi ricordavo, ma voi lo sapete, ci sono dati solidi che mostrano come la mobilità della popolazione italiana, cioè per mobilità in questo caso si intende la frequenza con cui si cambia casa in 10 anni, viene giocata così, è molto 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 minore che in quella degli altri paesi dell'Europa centro-settentrionale, cioè, e ci sono delle somiglianze anche qui collegate per esempio al funzionamento della famiglia, alle strutture familiari, quindi collegati a profondi fattori di tradizione, alcuni dei quali anche positivi, cioè la famiglia come sistema di solidarietà, no, che poi ha altri svantaggi, che sta, quello che stavo dicendo è che ha caratteristiche da questo punto di vista simili a altri paesi del Mediterraneo, anche da questo punto di vista. Quindi non c'è dubbio che la mobilità nel nostro paese è molto minore, cioè ora non mi ricordo le percentuali, ma le percentuali di persone che cambiano, che negli ultimi 10 anni hanno cambiato abitazione, pensate a voi di conoscenza, è davvero naturalmente varia nel corso dipende dall'età anche, ma è davvero molto bassa. Quindi questo è. Cioè, nonostante si vedono delle trasformazioni delle quali secondo me non c'è piena consapevolezza, cioè l'immagine che viene ripetuta delle città, non stiamo parlando di quello che succede negli altri comuni, come luoghi di forte degrado, no, nelle periferie, è secondo me parziale per due motivi. Uno, perché come abbiamo alta quota della popolazione ricca. Due, perché il concetto stesso di periferia balla a seconda del nord o del sud, cioè come dire, qual è la periferia di Napoli? È la periferia, cioè dove i napoletti, cioè gli alti da un secolo e mezzo abitano fuori dal centro storico, quindi la periferia di Napoli rispetto alla periferia di Milano è diversa concettualmente. Se è giusto considerare periferia i luoghi, in genere il discorso è questo, i luoghi dove vivono gli strati svantaggiati, no, è quantomeno schematico, cioè,
inadeguato il discorso, perché l'immagine che viene data continuamente delle città italiane, quindi questo non voglio dire che e questo è il migliore dei mondi possibili, voglio dire però che la lettura delle città italiane è da questo punto di vista pessimistica, cioè non tiene conto, non vuol dire che naturalmente non è il migliore dei luoghi possibili, perché si sono creati più, tenete conto, da quello che riusciamo a capire, più di quanto fossero nella società dell'antico regime, dove c'erano molti poveri che vivevano nelle città e che lavoravano vicino alle famiglie agiate in vari modi. Si sono creati in questo caso delle diseguaglianze tra quelli che riescono a vivere in città e quelli che non riescono a vivere in città e che potrebbero, cioè voi tutti avete conosciuto giovani che andavano a vivere fuori e una parte del, come dire, secondo me questo a proposito dell'immigrazione ci aiuta a capire una parte dell'insoddisfazione degli italiani che desidererebbero vivere nelle città di fronte ai problemi che nascono nell'assegnazione delle case popolari, cioè quando per motivi che non vi sto a ricordare vincono gli immigrati, magari perché hanno famiglie numerose, c'è una quota di italiani insoddisfatte che sono quelli che vorrebbero vivere nelle città, nei centri storici, che devono vivere fuori, cioè quindi il vivere nelle città è considerato un elemento positivo nel progetto di vita degli italiani, più che gli altri, probabilmente è difficile da dire, questo vale più in Italia che per altri paesi occidentali, perché il valore che hanno le città nella nostra mente, nella storia degli italiani è maggiore, non c'è dubbio, cioè quindi desiderio di viverci, no, ma non perché ci sono le opere d'arte, ma è un bene vivere in città, cioè delle storicità normalmente offrono una quantità di servizi, no, che altri luoghi non offrono. Grazie. Marco. Grazie per questa visione interessante. Devo dire che per chi si occupa come me di progetto è una brutta visione, perché pare che non ci sia progetto che possa in qualche maniera non più contrastare, orientare queste dinamiche, paiono di stare sopra di noi, ci vediamo di qua. Sto estremizzando. Mi interessava capire invece se in questo decennio, visto le ultime date sono 2011, si è cominciato a tenere conto di quello che è l'effetto globalizzazione, questo sì reale, dell'uso della città storica, e questi 11 quasi tutti centri urbani sono fortemente interessati, ad esempio dell'uso turistico, sto parlando di Airbnb, per esempio, del centro storico. Cioè, sovreggere la città del centro di un appartamento in fitta a Bologna hanno faticato moltissimo, perché da un lato gli studenti, dall'altra parte Airbnb, hanno eroso il mercato dell'affitto. Peraltro, essendo di origine da noi veneziani, abbiamo parlato perché non è più possibile trovare casa in affitto, visto che ormai questo tipo di dinamica di fatto cancellato la possibilità di affitti normali, diciamo, non dico campo, insomma, per famiglie normali. L'altra cosa che mi interessa è capire invece come, e quindi sapere se c'è un punto su questo, è il commercio online sta modificando la faccia delle città storiche, perché quello che assistiamo è un caro sostanziale della presenza di attività commerciali nei centri storici, sostituiti come sempre da servizi al turismo, come sempre, quindi che sia un ristorante, un bar o qualcosa del genere, o delle grandi catene commerciali, e la sparizione delle servizi commerciali. Io ho una figlia che dopo me ce l'ha girato un capo, una scarpa di cose, poi se l'ordina su Amazon, pratica per cercare di disincentivare, ovviamente è difficile poi dire, beh, devi spendere il meno possibile. Io sto aspettando il meno possibile, quindi mi interesserebbe capire se c'è uno studio che cominci a mettere assieme questi dati con l'uso della città storica, capire quali sono le dinamiche, e a me mi interesserebbe capire anche se da parte di studiosi che si occupano non di urbanistico di restauro, come faccio io, c'è anche un tentativo di comprendere da che parte si potrebbe orientare, ad esempio, come dire, l'online amministrazione per
gestire questi cambiamenti. Grazie. Dunque, quello che dice lei è che sicuramente io non me ne sono occupato, alcuni sono trasformazioni recenti, ma sono chiarissime, sono sotto gli occhi di tutti. Aggiungo a quelle che ha detto lei, ci sono stati i giornali, hanno pubblicato recentemente dati sulle edicole, e io faccio sempre più fatica, abito nel centro storico, faccio sempre più fatica a trovare, soprattutto di domenica, un'edicola di giornali aperta. Noi sappiamo che no, c'è stato le edicole negli ultimi 10 anni si sono il numero dimezzato, quindi nelle città, basta pensare alla zona universitaria, perché la zona universitaria c'è un'edicola che c'è ancora un'edicola, ma ce n'era un'altra che ha resistito un po' di tempo e che ha chiuso. Quindi lo stesso vale per le librerie, cioè è chiaro che una parte. E lo stesso vale per l'acquisto di molti beni, cioè il ricorso all'e-commerce è sempre più frequente e unito poi agli effetti che sappiamo appunto la lunga crisi economica che ha determinato nelle città la chiusura di molte piccole imprese. Su questo ci sono dati, cioè la Banca d'Italia continua a occuparsi, noi sappiamo. Andrea Brandolini, che citavo prima, non ve l'ho fatto vedere, c'era una tabella sui mutamenti che ci sono stati per classe sociale di appartenenza, non nelle città ma in tutta Italia, che mostrano quello che peraltro sappiamo, che la piccola borghesia, cioè quella fatta da lavoratori autonomi, cioè da commercianti, da artigiani, è quella che ha subito le conseguenze maggiori, ma le città, la piccola borghesia nelle città ha un peso da tempo limitato, cioè quelle che le due grandi classi, no, sono la borghesia, che probabilmente ha risentito meno della crisi, e sono la classe media impiegatizia, gran parte della quale è dipendente da enti pubblici, quindi che non ha seguito, cioè che non è stata licenziata, continua ad avere lavoro, quindi da questo punto di vista pensate se no all'industria dell'università, no? Dell'indotto dell'università. Quanto al primo discorso che lei, la prima affermazione che lei ha fatto, questo, io non sto sostenendo che non si possano fare dei cambiamenti, sto sostenendo che è difficile invertire la tendenza, se è vero come è vero che dura da 80 anni dei centri storici. Io non credo che la popolazione diminuirà ancora nei centri storici, ma l'idea di far ritornare la popolazione nei centri storici, cioè già l'idea secondo me di dare incentivi alla popolazione perché va da una parte o dall'altra è discutibile, no? Dipende dal punto di vista, ma l'idea di farla ritornare nei centri storici, anche se questo fosse un bene, credo che davvero sia poco realistica. Tutto quello che stavo dicendo è questo, quindi ci sono delle cose che invece vorremmo e che sono verosimilmente apocalistiche. Quindi se è un mutamento che dura da 80 anni ed è un mutamento lineare, cioè che è avvenuto senza inversione di tendenza, cioè siamo arrivati a un livello in cui la popolazione che diviene centri storici, pari al secondo dei centri storici, ma è molto bassa come avete visto la percentuale. Ripeto, è difficile che vari ancora, ma non torna indietro, cioè è difficile. Cercare di farla tornare indietro mi sembra. No, questo è. Prego. Provo a rovesciare il punto di vista anche per una questione di postura metodologica. Sono un'antropologa, guardo le cose da un altro punto di vista. Mi piacerebbe capire, indipendentemente, lei ha fatto ovviamente un lavoro su dati quantitativi, statistici, su un macro campione, quanto siano stati analizzati e se i criteri di desiderabilità urbana, per urbana intendo il criterio di desiderio, quanto la città produce desiderio e di conseguenza ci sono, quali sono i criteri e la declinazione di questi desideri, in prima battuta. In seconda battuta mi piacerebbe un po' uscire da questa dicotomia centro-periferia nella lettura della città, perché non credo che nel mondo contemporaneo
strumento più specifico, sia la lente che ci permetta di guardare il vivere, l'abitare correttamente. Se io ho capito bene la sua prima domanda, dal punto di vista dei criteri di desiderabilità, questi sono stati analizzati soprattutto non da me ma da molti studiosi, cioè io ho ripreso in questo libro che ho scritto cose scritte da altri citando gli autori, sono stati analizzati i criteri di desiderabilità per spiegare il contesto di gentrification, cioè perché ci sono degli strati e sono in generale dovunque iniziata dalla borghesia intellettuale, chiamiamola così, e in particolare da quello che vagamente si può definire il settore degli artisti, che è più sensibile all'inizio naturalmente, che è più sensibile anche ai criteri estetici, e questo rientra in un generale in una, come dire, in un processo in cui viene data o si dice, questi attori dicono di dare molto più valore ad alcuni criteri trascurati dalla società, cioè cercano, sono stati definiti consumatori dell'autenticità, cioè cercano, non sto dicendo se lei fa le boccacce o fa, cioè io non sto dando giudizi di valore, è proprio lontano da me, cosa vuole che valuti le persone che sono all'origine della gentrificazione, sono fatti loro, cioè, sono fatti anche loro, quindi sto cercando di dire come sono stati spiegati loro, cioè una parte di questi, ma li avrà sentiti anche lei, come dire, considerano questi come determinati oggetti di abbigliamento, come determinati cibi, come più autentici, usano una serie di aggettivi che il resto della popolazione non usa. Alcuni hanno cercato di spiegare questa, come dire, la gentrification come un modo in cui questi strati si distinguono dagli altri, cioè quindi come rientrano nel solito gioco dei ceti, cui il problema è quello di definirsi e di distinguersi dagli altri ceti, ma quale che sia la spiegazione, nel modo in cui gli attori hanno raccontato le loro scelte c'è questi diversi criteri che sono anche implicitamente una critica ai criteri puramente, come dire, monetari, anche se in realtà le persone che poi hanno guadagnato, alcuni di questi hanno guadagnato molti soldi, ma loro direbbero indipendentemente. Quanto al centro-periferia, io a differenza di lei credo che sia ancora un elemento importante per capire le scelte degli abitanti delle città e anche le scelte delle persone che vorrebbero stare nelle città, cioè io credo che proprio, come dire, il valore simbolico della tradizione storica italiana delle città e dei centri storici sia molto forte ancora, cioè che non vuol dire che le persone la motivino o no, lo giustifichino nello stesso modo, sto dicendo semplicemente che lo considerano una cosa bella, importante, cioè io vivo nella città e poi non dimentichiamo che davvero in questo caso il problema non è il centro storico, ma sono le città e fuori dalle città sono i servizi che le città offrono, che non hanno, per certi versi, non hanno corrispondenti fuori dalle città. Volevo aggiungere una cosa, poi magari chiedendo anche il conforto del professor Pittelli, e cioè il rapporto centro-periferia, mi rendo conto perfettamente del come ha posto la questione, però credo che le politiche urbane, se voi guardate, vengono fatte dal punto di vista della retorica dei centri dirigenti per il 90% sui centri storici, anche se nei centri storici risiedono delle quote infinitesime della popolazione, cioè la popolazione che risiede nel centro storico è il 5%, 10-15% quando va bene rispetto all'abitazione del comune, eppure se voi prendete da Bologna fino a qualunque altra città del paese, il dibattito sul centro storico è in buona parte il dibattito sulla città. Allora,
indipendentemente dal fatto che si viva meglio nelle periferie, ci sia un'allocazione delle classi sociali in modo diverso, eccetera, tutte cose che sappiamo tecnicamente essere vere. Allora è chiaro che a fronte di questa sorta di, diciamo, di rapporto sfalsato fra i processi che avvengono nel lungo periodo e che dovrebbero essere letti e le rappresentazioni stereotipate delle persone che parlano e che addirittura chiedono l'allocazione di risorse in un luogo nel quale dubbi e che nel quale, facendo un ragionamento contrario ai propri interessi, perché se io fossi uno che sta nella periferia di Bologna chiederei i soldi per la periferia, non li chiederei per il centro storico. Cioè non, se uno facesse un'offerta politica parlando solo del centro storico non lo voterei, come e io sto da un'altra parte, si occupa dei luoghi dove sto. Invece non è così. Se voi prendete, se avete da fare una fotografia, che è veramente un caso assolutamente nazionale, cioè succede in tutto, allora è chiaro che qui abbiamo dei problemi che sono di carattere anche culturale, ecco perché a noi tenevamo particolarmente a una lettura plurale, no? Abbiamo visto la lettura urbanistica, la lettura sociale che è emersa oggi, ci piacerebbe andare avanti per rivedere questi puzzle, anche la parte poi dal punto di vista della progettazione naturalmente, che è un altro, perché è chiaro che una a fronte di questa sorta di bombardamento sta poi una realtà della proprietà urbana e delle funzioni urbane che sono completamente diverse, quindi completamente diverse e spalzate rispetto al racconto, proprio per ristabilire, almeno diciamo tentare da questo puzzle, una lettura, non dico controcorrente, ma diciamo non conformista, non conformista non perché con un giudizio di valore, ma semplicemente basata su un confronto, un paragone dei punti, degli approcci, che a noi come Istituto dei Beni Culturali interessa molto. Perché? Perché siamo convinti che se non facciamo questo processo culturale, non lo diffondiamo, non facciamo un servizio alle città. Guardate, il caso clamoroso è quello delle città investite dal terremoto della Bassa Modenese, città completamente ricostruite dopo un numero di anni tutto sommato limitato dal punto di vista delle abitazioni e delle attività industriali addirittura incrementate, che hanno lasciato per ragioni di tempo lo spazio del centro storico, nei quali gli abitanti non vivevano più, come anche nei piccoli paesi in misura minore già da tempo, ma lasciati ancora in macerie o comunque con gravi problemi di ricostruzione, che crea un effetto nella popolazione per la quale questa popolazione si sente abbandonata, nonostante gli indicatori economici di qualità della vita abbiano ripreso ad andare esattamente come prima e anzi di più. Allora è qualcosa che è venuto a mancare in quello spazio, che è evidentemente simbolico, che ci siamo lasciati indietro, ma che comunque conferma in qualche modo la lettura del professor Bardaglia quando dice che i processi sociali, i processi di percezione culturale non vanno insieme complessivamente, quindi vanno cercati di essere analizzati e poi in qualche modo ricomposti in letture più complesse. Però se ci sono altre domande, naturalmente. Un po' interessante questa cosa, l'osservazione di una osservazione un po' messa. No, la cosa sull'investimento sul centro storico mi interessa molto, perché hai perfettamente ragione, una dinamica diffusa, appunto come veneziano, come veneziano d'adozione, notando ad esempio che a Venezia vogliono investire sul centro storico, perché se escono ad andare a spasso non vanno in giro per mestre. E per quanto le siano per lei un posto sfortunato, sabato e domenica prendono l'autobus, prendono la ferrovia e se ne vanno in centro storico. Quindi per loro l'investimento in centro storico è un modo che diventa, come dire, di riflesso, anche se non in servizi, in immagine. Ma mi viene in mente,
laurea moro romana, dalla periferia romana, la domenica arrivano mandi di persone dal suo centro storico, di popolo del centro storico. Nacque lo stesso. Quindi, che vengono dal contatto in città. Poi c'è un tipo di gestione. Esattamente. Giustamente. Quindi credo che questa sia una possibilità interpretativa, l'immagine del posto in cui uno è nato, cioè non corrisponde al dottor Bella Monica, anche se decide il dottor Bella Monica, per usare un estremo. E d'altro lato ovviamente il problema è l'immagine, cioè senso che la città è una cosa puntuale. Dal punto di vista progettuale per noi, per me è importante, perché ad esempio la scelta sulle destinazioni d'uso è una scelta certamente politica che spesso viene fatta a prescindere da qualunque valutazione di carattere sociologico, urbanistico, tecnico. Esatto. E poi per appunto si adegua, non è che si è cosciente del fatto che le scelte sono scelte intelligenti, perché se io so per esperienza che se do un'estinazione giusto sbagliata, come diceva Reggio 110 anni fa, di fatto sto decretando il fallimento dell'intervento, quindi uno spreco di risorse sostanzialmente. Quindi, questa è una coscienza che c'è, almeno nei tecnici c'è, poi nei politici questa sensazione non sento. Bene, allora se non ci sono altre domande possiamo ringraziare ancora Massimo Barbani per questo regalo che ci ha fatto questa sera. E darci appuntamento, noi continuiamo naturalmente il prossimo martedì. Il prossimo martedì in cui riapriremo le questioni invece non sui centri storici ma sul tema delle trasformazioni della Emilia Romagna da un punto di vista economico-sociale. Quindi passiamo alla sfera regionale, saltiamo per una volta la città e passiamo invece al tema della regione, anche lì come vedrete chiaroscuri e le analisi saranno interessanti. Grazie.